Buon pomeriggio a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Siamo in compagnia del dottor Gustavo Adolfo Velázquez, specialista in chirurgia generale. Il dottor Velázquez è dirigente medico e responsabile dell'unità chirurgica piede diabetico e feriti difficili presso la casa di cura Pierangeli di Pescara. E oggi parleremo del piede diabetico. Buon pomeriggio dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione oggi. Grazie, buon pomeriggio. Allora, per cominciare le chiedo subito, che cos'è il piede diabetico? Il piede diabetico è un'affezione, io direi l'affezione più grave che ha il paziente diabetico. Il piede diabetico è una alterazione non solamente della locomozione del paziente, è un'alterazione della vita. È un'alterazione molto importante che il paziente vede arrivare a volte senza rendersi conto della potenzialità, del livello di danno che può subire una piccola ulceretta che dopo si converte, di accordo agli altri fattori, la vasculopatia diabetica, la neuropatia diabetica, in una malattia severa, in una impossibilità di camminare, in dolore permanente, in vedere come perde tessuto e la minaccia di perdere anche un arto. Certo. Quali sono i sintomi più evidenti? A volte comincia con una semplice ulceretta che la trattano così. Non le fanno lo screening necessario per determinare la potenzialità della patologia. La comparsa di un'ulceretta può essere l'inizio di un'alterazione vasculopatica in un diabetico molto importante. Può avere chiusa un'arteria femorale superficiale, per esempio. Non le arriva sufficiente sangue all'arto e quello è il principale avviso, il primo avviso. O a volte è semplicemente l'apparizione di un edema del piede che lui non riconosce perché essendo un diabetico controllato. Perché non è solamente un'apparizione così, sono una multiple quantità di fattori che possono portare al paziente a delle alterazioni e dei fini della patologia non molto buoni. In questo senso, okay. Il paziente diabetico deve essere un paziente che deve essere molto disciplinato, deve essere controllato e deve essere ben controllato. E il servizio di diabete regionale di tutta la regione, che generalmente sono medici che ben formati, endocrinologi, che lavorano sul paziente e le danno consigli al paziente. A volte il problema del paziente è che non segue i consigli. Certo. Le cose più importanti in un paziente diabetico è la prevenzione. A me piacerebbe operare di meno lesione del piede diabetico, perché togliere un dito e togliere una parte del piede non è che ci dà piacere, potendo essere fatto una buona prevenzione. Però nel caso di doverlo fare, trattiamo di farlo della forma più anatomica, che il paziente possa di nuovo camminare, che il paziente possa ritornare al suo lavoro normale, possa reintegrarsi al suo lavoro, alle sue cose, sia un anziano, perché è molto importante sapere che sono milioni di ore uomini che si perdono, non solamente per la ulcera diabetica, per la ulcera in generale. Certo. Perché se tu hai una ulcera e hai la impossibilità di camminare, hai dolore, non puoi fare l'operaio, impossibile. Non puoi fare un lavoro di officina perché ti fa male. Non puoi avere una puzza in un piede. Non puoi, assolutamente. Certamente. Devi lavorare anche con dignità. In questa società moderna sono cose che si possono prevenire, sono cose che si possono trattare velocemente e sono lavori che possono essere fatti a tempo per evitare le conseguenze peggiori per un paziente diabetico.
Sì, e quindi come si può prevenire il piede diabetico? La prevenzione del pie diabetico è prevenire en el senso de que avere, como te he dicho, la suficiente disciplina per stare il diabete sotto controllo e avere certamente la disposizione ad avere un piede sempre molto ben curato, igienico. Non devi andare dall'estetista solamente, devi andare dal podologo, che il podologo è il professionista sanitario che si incarica di vedere prima, precocemente questo tipo di lesioni. Certo. Ok? Se lui lo considera o direttamente, il paziente può andare a una unità di piede diabetico. Le unità di piede diabetico sono state create non solamente nella mia regione, che è una unità di piede diabetico convenzionata con lo Stato, sono altre unità in altre regioni. Noi siamo la prima unità della zona centro-sud d'Italia, con tutti i livelli. Mi spiego. Il livello 1 è un livello ambulatoriale, il livello 2 è un livello ambulatoriale e chirurgico complesso, e il livello 3 è un livello ambulatoriale, chirurgico complesso e anche endovascolare. Noi abbiamo questo livello 3 che potrebbe spiegare più o meno la gran quantità di pazienti che affluiscono alla nostra casa di cura, con la possibilità di darle al paziente la maggior tecnologia, ok, di spicco al momento a livello nazionale e internazionale. Certo, e quindi quali sono le cure che si possono effettuare sul piede? Dipende dalla patologia. Per esempio, un paziente con una patologia diabetica, con una vasculopatia diabetica, che generalmente è un caso, diciamo, tipo con una chiusura dell'arteria femorale superficiale e una lesione in un dito, per esempio una patologia distale, prima o dopo della angioplastica, che così si chiama il procedimento PTA o angioplastica percutanea, che è un intervento con un rischio molto basso. Basta che il paziente collabori lo sufficiente, perché neanche è poca anestesia che se le fa. Te parlo di 2-3 cc solamente, centimetri cubici di anestesia. È un procedimento più o meno veloce, dove si liberano di ostruzione le arterie, che dopo di questo o primo si produce l'intervenzione, che in questo caso specifico è l'amputazione di un dito. Ok? Sempre si tratta di fare l'intervento di forma de che il paziente possa deambulare lo più rapido possibile e con la prevenzione possibile, per esempio con la sua calzatura adeguata, con la sua copertura adeguata e darle la formazione al paziente che questo che le è successo è evitabile, che non le deve volvere a succedere, ok? Che questo tipo di patologia è prevenibile, che lui si deve fare i controlli, che lui deve, alla prima cosa che veda, deve immediatamente mettersi in contatto con il nostro reparto. E noi tratteremo di risolvere il problema, il nostro ambulatorio. E il piede diabetico influisce sull'attività sportiva? Sì, certo, un paziente con una lesione diabetica. Sono due cose diverse. Un piede diabetico e un piede malato già. Okay? Sì. Il piede si può dividere in un piede di alto rischio, medio rischio o basso rischio. Se è un piede diabetico con basso rischio, un paziente giovane, okay? Diabetico da giovenile, ben trattato, il paziente può fare esattamente uguale a quello che fa un'altra persona. Okay? L'unico che deve avere un po' di più di precauzione di fare le sporche. Hanno molto contatto fisici duro, per esempio il rugby, ok? Però puoi giocare calcetto tranquillamente, puoi giocare vego, puoi giocare altre cose, puoi giocare basketball. Basta che lui si controlli sempre. Quando lascia di giocare, vedi se vede il piede, che come sta, se lo deve asciugare bene e deve
alla prima erosione e lesione devi andare dal centro di riferimento per diabete del suo territorio. Certo. O il medico di base che lo possa indicare il medico di fiducia. Ok. E quindi le cause del piede diabetico quali sono esattamente? Le cause del piede diabetico è il diabete. Il diabete è la vasculopatia diabetica e l'altra cosa che è ancora peggio che la neuropatia diabetica. Che una cosa consiste nell'alterazione dei nervi che sono incapaci di riprodurre bene la risposta nervosa. Cioè, il paziente diabetico sente bruciore, dolore inesplicabile così che le viene del niente perché ha un'alterazione della funzione nervosa. A livello neuronale, il paziente diabetico ha delle alterazioni per l'eccesso di glucosa sanguigna, ok? Che passa, se va all'espazio extracellulare e produce alterazioni di tipo idroelettrolitica. Quando passa ai nervi, alla vaina di Schwann, produce alterazioni di tipo nervosa perché il corpo, sabio com'è, tratta di diluire quella molecola di glucosio che si chiama poliol che sta nella membrana di Schwann, la rompe diluendola e rompendola e fa lo stesso effetto che hai tu quando hai un cavo che hai tanti buchi, che la corrente nervosa non arriva o arriva alterata. Lo stesso processo si vede in un paziente diabetico con neuropatia diabetica, però generalmente quei pazienti hanno tanti anni di avere il diabete o tanti anni di avere un diabete non controllato o un'alterazione diabetica con un'alterazione della colonna, la combinazione delle entrambe cose. Ok, dottore, la ringrazio. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, che la prevenzione è la base di non avere problemi. Certo. Il paziente diabetico deve prevenire e alla prima volta che vede una lesione non può andare immediatamente, no, deve andare immediatamente al centro di referenza e che quando veda che le fanno medicazione e la medicazione non risultano, non hanno un effetto curativo, deve cercare dove sono altri che possano risolvere il problema più veloce e più concretamente possibile. Certo. Grazie mille, dottore. Ricordiamo. Grazie a te. Di nulla. Ricordiamo agli utenti che è possibile richiedere una visita presenziale o un consulto tramite il servizio di telemedicina col dottor Velasquez attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille. Grazie a te.